Bella a tutti ragazzi, sempre il canale Appetizer con i più somari, guardateli qua. 1, 2, 3, let's go. Belli marci. Che c'è il buon Lanza che ha fatto un altro meno, via. No, e come al solito ha toppato al local, perché quando compra il mazzo nuovo viene luttabile. Dopo 4 giorni il mazzo sarà venduto. Sì, no, sì, sì, sì. No, abbiamo giocato Ancini che era in hype adesso, l'ho voluto comprare, provare, abbiamo primo local, l'abbiamo vinto. Ci vediamo la faremo tiro 4. Abbiamo. Ah, vinto. Ho vinto, sì. Io con la motocicletta ho preso il turbo cazzo. Vediamo le mani di prova come sono state qui questo mazzo. Belle, a parte quando prendi il triplo a guida Turman. Faccio vedere la ricettina perché quel mazzo è in hype, è anche forte, sarà un buon T2 sicuro. Allora, partendo dal main, su 40 carte, abbiamo 3 Charvara, che ha supporto nuovo. Sto robo entra spaccando uno e quando va al cimi setta la mazzo. H Zangito. No, no, Zangito è un altro, dopo lo salutiamo. È letteralmente la custom card che ha reso il mazzo giocabile. 3 Bimbo Rosso, entra spaccando uno e si viene spaccato porta. È un'altra partenza, fa le 2 card combo. E poi abbiamo gli engine requirement, che sono la bimba con la campanella che setta dal cimi fa fare la trappola della combo, il casino c'è. La Kia serve un extender di bastare sopra Evelly, è la quinta normal. Il cane blu lo supporto fortissimo, perché entra dal cimi spaccando uno controlli. Come si chiama questo? È il cane blu. Ah, ho capito, cane blu, no? Cane blu, portati tu. Ti spacchi una trappola, un pezzo, porti lui e fai rango 6, è veramente forte. E mio padre totale. Entra, c'è in blocca, spacca uno senza targettare, è infinito. È abominevole, letteralmente. Questo te ne vuole per debrico, ne vuole per... Allora, questo se lo peschi forte, questo non è male perché c'è in blocca la roba, questo è un palo atomico, questo è mediocre. Sì, sì, pali. Il più palo è lui è il vero brick. Gli altri sono... non li vuoi pescare, ma se li peschi non piange. E shoutout al Tappetizer e al Museo del Collezionismo, sempre... per il casino mentre facciamo le profile. Anche a Giki Sandri, Trouble Sandri, che ha fatto 3 tour bellissime, guardatele qua. Guardate che brutte che sono, mamma mia. Esotiche. Questa va giocata per forza, One Card Combo è ineluttabile, fratello Rino. Per favore giocate ad una rarità di 100. E con l'altro Xerio. Lui è forte, cioè ci sta perché se tipo parti con uno di quelli che si speciala, fare normal Rino ti fa fare comunque full combo, quindi... non è un brick. Quante volte sei partito con 3 del tour in mano? Sì, sì. Poi vabbè, ultime carte di engine sono 3 prison. Rota e se viene spaccata porta da mazzo, carta più forte del mazzo. Beh, questa carta che deve essere limitata, troppo forte. Damo Wild Pop. Sì, sì, sì. Serti. Carta da e tipo una volta diceva che i mazzi fanno vomitare, giocano. Aspetta. Lo pensa ancora. Dove la banda, questa carta va toccata, non ha senso. Infatti, e poi 6 trappole, ho visto molti giocarne 5, su me è essenziale giocarne 6 perché una la vuoi sempre pescare. Sì, sì. Con sì? Con sì. Pescare una trappola è fondamentale, cioè non c'è un cazzo da fare. Svincolator. E poi il mazzo ha un buon numero di flex, sono 14. Dei problemi, giochi le tour così e le ash? Le ash sono sigarette americane, no, non sono da macre però... Curatelo. Sì, ma l'engine non me ne frega un cazzo, sono queste carte belle. Il re del meno. E beh, Ash mandatoria, Droll sono per Eddie Boy, mi fa un po' cagare, ma... se ci fosse qualcosa di meglio giocare qualcos'altro, ma non c'è. E sono gli unici mostri, perché lei entra per le pussi. Sì. Magica un po' che, infatti. Book for Platinum è da chiare. Allora no. Per padre Berto. Solo per mio padre. Esatto. I love you. Troppo forte Book, niente da dire. 2 talent perché boh, è forte. Mi ha insegnato che non si gioca 3 talent, una o due, quindi ci sta. Ho 2 spazi talent forte. Opinabile. E vabbè, ferma, best card. Ma questa America è un passo. 40 carte precise con tanti flex spot, è la cosa che è forte del mazzo. Poi abbiamo l'extra, premetto, lo giocherei diverso ma non avevo le carte. Povero. Che plus. 2 Yama, questo va giocato a 3 per forza, non c'ho il terzo però. 3 di questa palta. Ma perché stira? Sì, anche. No, ma 2 li fai sempre. Ci sta per il terzo. Dovrebbe essere così, però. 3 di lui e 2 di questo. Vabbè, ma questo è un altro cane blu, quindi va bene. Sì, un altro cane rosso. Zangito. No. Arriva Zangito. Cane rosso fortissimo, andando secondo. E vanno giocati 2. E Zangito, eccolo qua. Anche questo, quando lo cali spessissimo, ma quando lo cali è ineluttabile. L'abomino svincolato dopo le serate, Zangito. Fortissimo. Poi abbiamo i link più generici, sono lei mai fatta, lui che ha un target, è un target del target di Prosperity, sì. Altro target del cane blu, bellissimo, mai fatto. Lei per il mazzo di merda che gioca al Damo e poi perché è demone. Queste sono, cosa, 5? Manca la sesta per Prosperity, il terzo di quelle che avevo visto prima e via. Lui che è il motivo per cui il mazzo è recente,
staccare troppo forte quando vai primo. E questa qua è la versione di Cesare che è alta, c'è anche quello basso. E Zeus Ultimate? No, si parla di Prosperity Zeus, mai calato. Sì. Ecco. È perché se, non gioca al Deus Ex. No, se ce l'avessi giocherei, non ce l'avevo, giocare il Deus Ex macchina del capo dei cazzi. Quindi tu cambieresti questo per questo? Questo per questo e... Ah, scudo lo leverei, non serve a niente, solo perché è bello. Giocheresti il rango 3? No, il rango 3 no, solo il rango 10. Il rango 10 sì. Sai, ho giocato 3 Bell per Labyrinth e Respia. Non vuoi un problema, questi sono americani, quelli del giardino. Sono? Niente, lascia stare. Anche questi sono americani, coglione. Due Nib, perché hanno lo spazio per il terzo. E adesso arriva la carta forte. Spolverino. Tre tifoni. Non ce li avevo, li ho dovuti comprare perché non ce li avevo, carta forte. Più che altro questi possono essere un extender per spaccare due spell draft. Marcate queste parole, possono essere un extender, tifone spaziale mistico. Nel 2023. Ma ricordatevi, nel 2023 non ho tre tifoni a casa. Più che altro il mazzo ammucchia tipo da Dark MV e da Gozen, quindi giocare queste carte. Io fossi in te a giocare i Twin Twister per spaccare due per doppio extender. Ma ti svuoti la mano è un meno, non puoi farlo. No, ma spacchi due trappole e plus. Cazzo, ci gli americani questi sono nell'album, non li ho ancora cambiati, vabbè. Fortissimi per pure gli Akash. Sì, ci ho gli presi americani, poi te li regalo questi. Ma ci stanno 10 euro. Sì, sì, sì. E poi tre barriere per Gang Force. Più che altro giocando Prosperity la cerchi è troppo stupido. Per questa... vincere, se no non vinci. Sì, 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 sì. Questa era la lista. Al mazzo andando primo è huge. Cioè in generale è forte. Tanta benzina e tanti flex. È divertente. Ma mi sa di Trust? La giocherei anche di me, ma non ce l'ho. Povertà. Pensavo al mazzo questa troppo. Mi sono trovato bene anche senza in realtà. Cioè, l'ho giocato anche su DB a alto rating, così ha girato bene. Salutateci quando ci beccate su DB. Palese. E seguiteci su Instagram, mi raccomando. Seguiteci su Instagram e niente. Forza a calci giusto. Forza appetizer, da voi, il più marcio demolito della stasera. Stasera mandami K, che bel mazzo. Sushino, man, dei classici. Dai, ci vediamo alla prossima, ragazzi.